Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Io inizio a ridere perché stasera sto sclerando. È sera, sono le 21:42. Sono sporca, guardate qua. Ho messo i vestiti vecchi, mo me li tolgo e me li metto domani mattina perché de devo ancora finire. Che sto facendo? Io quando prendo il rullo in mano, devo pittare, che sfogo la mia rabbia. Pittando, oggi sto veramente sclerando, vabbè, sto pittando qui il corridoio, la luce, il corridoio bianco, ma domani mi devo fare questa parte qua e mi sono già smontata le luci, i quadri, ho fatto questa parte qui e sto facendo alcune figure geometriche, quindi le figure verranno come entro, aspetta che vi giro. Non ci fate caso al casino, verranno come entro solo qui, che sarà di questo colore qua, non è bianco. E poi qui sotto e qua, perché non mi piace avere tanti muri geometrici. Allora, una cosa molto delicata, quindi qui e qua sotto. E quindi mo domani mi devo fare quest'altra parte. E tutto qui sopra, insomma, vabbè, alle spalle qua questo lo deve fare mio marito perché ha fatto una riparazione e quindi deve carteggiare, mettere lo stucco. Volendo lo potevo fare anch'io perché sono capace, poi mi piacciono fare queste cose, però fa lui. Ma vado a mettere, no, vabbè, ma faccio dopo la doccia. Madonna, sono stanca. Mo' ho dato la prima mano. La scala se la dipinge mio marito perché qua deve mettere comunque la scala. Insomma, io ho paura perché comunque cioè, in altezza, cioè, potrei cadere. Se mi rompo io una gamba, vado a finire in ospedale o mi succede un qualcosa. Ecco, sto facendo corna. Casa mia va. Non oso immaginare, ecco, ma non oso proprio immaginare cosa succederebbe. Non lo so. Fatto il biberon del latte, già se lo so bevuti. Sono dovuto pompi i miei figli. E niente, sono stanca perché a fare sale e scendi dalla scala, sale e scendi. Ogni volta che salivo, ho acceso un po' di riscaldamento perché fa freddo. Poi ogni volta che salivo sulla scala, brum, al telefono. E rispondi una volta, rispondi due volte, il citofono, cioè un sali e scendi. Oggi sono proprio stanca, 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 ma proprio stanca con la S maiuscola. Deve arrivare anche il ciclo, se no un po' così. Infatti per cena, perché ho cucinato allora, però io mi sono fatta solo una birra e la verdura che mi era avanzata oggi, ho mangiato di nuovo quella. E niente, mo' mi vado a fare la doccia. Questi vestiti me li rimetto domani mattina perché si sporcheranno di pittura. E quindi, raga, io un pezzo alla volta mi sto a fare pittà. L'altra volta mi sono fatta la camera dei ragazzi, che è stata un'impresa perché ho dato tre mani, tre a un muro, ne ho date quattro di mani perché non lo so il perché. Cioè, le altre pareti. Tre mani ha coperto bene, invece a un muro ho dovuto dare la quarta mano, ma non so perché, perché era arancione, però solo a un muro ho dato quattro mani. Mo', essendo più chiaro, penso che due mani qui bastano di bianco. No, non voglio fare più il colorato perché veramente mi ha stancata, ma già non vedo l'ora di levare sto azzurro canna di zucchero che è in questa cucina, anche se la verità sta bene, però i bambini. Non è che è tanto bello, però già qui immagino che lavoraccio che ci sarà. E niente, questo è, quindi mi do bianco, 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 ma ho fatto giusto qualcosa di figura geometrica, ma perché avevo un colore chiaro sotto, allora me ne sono approfittata, ma se no non l'avrei proprio fatto. E niente, allora io mi vado a fare la doccia, metto i piccolini, vado a dargli,
Ogni mattina si sveglia presto e tanto si mette il desiderio di popcorn stasera. Metto il pigiama, mi metto sul divano, metto un po' di Netflix, qualche serie e mi faccio una bella ciotola di popcorn. Va, stasera mi rilasso proprio in questa maniera. E va bene così. Vabbè, allora ci vediamo domani mattina con il caffettino e poi riprendo qualcosa mentre sto facendo le pitture. Vi faccio vedere come sono venute pure le figure geometriche. Spero che sono belle, che non ho fatto un danno. Meno tanto male che va, una rullata bianca gliela diamo. E niente, non vedo l'ora che vanno a dormire sti due oggi non vedo proprio l'ora. Mo li ho messi al telefono, che mo, diciamo che oggi pomeriggio diciamo che gli ho regalato un'altra oretta, vero? Perché io li faccio stare un'ora al giorno, però a volte mi spezzetto mezz'ora e mezz'ora. Oggi sono stata buona in due ore, hanno fatto un'ora oggi pomeriggio. Tieni il gioco piedi. Devono chiudere. E poi gioco piedi. Fanno dei giochi intelligenti di colori, però. Gioco piedi. Sembra telefono, non va bene. Perché mo sto notando che come li tolgo pure il telefono iniziano a sclerare. Mi sa che il telefono a questo non gli devo dare più, quindi fare la buona non va bene assolutamente. Ah, perdonatemi, non ho ripreso più niente perché veramente non vedevo l'ora di finire. Il mio stato attuale sembra che mi sono buttata il colore addosso. E alla fine poi ho tolto le figure geometriche, ho tolto la carta nastro, è rimasto questo. Quindi ho passato di nuovo il bianco e è uscito di nuovo questo effetto qua, perché era di questo colore. E non mi piaceva. Ma la scala se la fa mio marito, perché no? Mi volevo fare quest'altro pezzo di corridoio che va nelle camere, questo qua, però tanto un giorno me lo butto via col bianco. No mamma, non mettere la schiena, sennò ti sporchi la maglia di bianco. E niente, poi mi sono andata a dare qualche ritocchino qui nel bagno, che ha piovuto e si era fatta la muffa proprio lì sopra dove sta il bordo della finestra. Non so se si riesce a vedere un po' il bagnato. Non lo so, niente. E questa è la situazione attuale mia di esaurimento. Niente, io ho finito qua. Vado a fare la doccia, metto a lavare sta roba, perché non l'ho messa a lavare ieri, perché l'ho messa stamattina. Che fai? No mamma, lascia la mia collana. Come fai? Che vuoi della mia collana? Niente, mi sono andata a fare pure i ritocchi qua sopra, ma non so, è uscita di nuovo la macchia. Non lo so che più prodotto devo mettere, o devo comprare il muffa stop, non lo so, qualche cosa. Dobbiamo vedere con mio marito, perché pidi qualcuno, perché pure l'altra volta me l'ha chiesto, perché non pitta mio marito. A me piace tanto fare queste cose qua, perché mi sfido sempre con me stessa e poi mi piace. Allora, dove posso e riesco faccio io, e poi dove tipo scale, altre camere, altre cose se le fa mio marito. Portando comunque il bianco alla fine non mi costa niente, diciamo che mi scarico a fare queste cosine qua, ma poi non ci vedo niente di male, perché nel precedente video, alcuni video fa Anna mi disse: ah, c'è anche il tempo di pittare, si vede che tempo ce l'hai, non fai un cavolo in casa. Non sapevo neanche cosa rispondere a sta domanda, sinceramente. Non ho ripreso niente, però siccome tanto avrò tante altre pitture da fare in casa, mi riprenderò mentre faccio queste pitture. E va bene, no, me lo faccio, credo, anche perché sto corridoio è piccolo, lui, e quindi una volta che mi metto il cartonastro, il battiscopo e le porte, è un gioco pittare. Quindi mi sa che me lo faccio proprio stasera o domani. Vediamo come mi alzo
con la chepa. vabbè, mo mi do una pull'altra pulita perché sì, ho tolto le macchie a terra, però un po' sono rimaste del cotone. E quindi mo... Anzi, aspetto che si asciuga per bene e poi domani mi vado a dare proprio una bella pulita ferma ferma. E niente, per questo, per quest'oggi il mio video termina qui. Non mi regolo, vedo quanti minuti è che è uscita, anzi vabbè, questo video non ho ripreso proprio niente. E va bene, allora ci aggiorniamo, a domani.